Ha ragione, parlamosi chiari, Io non so cieco e ho visto gli sguardi che ve fammi fia, sguardi timo d'amore. E allora dimolo, e mo ve faccio una domanda. Anche voi ricambiate il suo amore? Sì, commendatore, anche io l'amo. È stata la mano del cielo, la volontà del destino, il modo strano e imprevedibile in cui ci siamo conosciuti che ci ha uniti. E com'è stato sto modo strano e imprevedibile? È stato durante le prove di allarme aereo, sotto la canonica di Don Festa, a luglio, vi ricordate? Quando l'ho vista in tutta la sua radiosa bellezza. Non va allargate, perché io tutta sta radiosa bellezza non ce la vedo. Ma voi siete il padre, mentre io la guardo con gli occhi dell'amore. Ah, ma allora se la guardate con quell'occhio lì è tutto un altro discorso. Insomma, appena l'ho vista da Don Festo, la sua radiosa bellezza mi ha rapito il cuore. Ecco, ve l'ho detto, mi sono tolto un peso. Ora, se volete, potete anche licenziarmi, commendatore. Ma quale licenziarvi? Ma che licenziarvi? Anzi, io vi do la mia benedizione, vi ho chiamato qui proprio per quello. Infatti, volete sposarla? Ma commendatore, è ciò che più desidero al mondo! La mia vita senza di lei sarebbe vuota, senza senso! Sì, bravo, ma volete... Sono i suoi occhi che illuminano il cammino della mia vita! Sì, ma... È allora, la sua voce che riempie il mio cuore e che suona suave come il tintinnio di mille campanelli! Oh, ma va, volete... È il suo sguardo, intenso, profondo, che dà voce alla mia anima! Ragione, fermatevi! Fate finito, ci vogliamo far notte qua! Scusate, commendatore, ma mi sono fatto prendere dalla foga! No, non mi parlate della foga, perché se non mi riviene in mente qua buon'anima di vostra nonna e non se ne fa più niente. Anzi, visto che diventerà il mio genero, da oggi voglio darti del tu. Commendatore, ci va a portare un bello caffè giù la Junior Valeri. Ecco, e per me? Ah, no, voi lo caffè li lo piate. Ah, e guarda voi. E perché? E perché? Perché il caffè per far rizzare la pressione e vi sentite male. Io ci tengo a voi, commendatore. Lo so. Cara Cesira, lei ormai qui è di famiglia, sono tanti anni che sta al servizio in questa casa. E allora, Cesira, proprio per questo te voglio dare una notizia in anteprima. Ah, sì? Sì. Ma sa che qualche cosa la so già intuita. Il nostro ragionier Valerio da oggi si è fidanzato con mia figlia. Oh, che stasì, che una bella notizia, ma chissà come sarà contenta Lisetta, Lisetta? Ma che c'entra Lisetta? E come sarebbe a dire che c'entra Lisetta? Sarebbe a dire che Lisetta non c'entra niente. Ha ragione, e voi amate lavorare nella mia ditta? Avete detto che siete onorato di lavorare per me? Certo che ho detto che sono onorato di lavorare per voi, ma... Allora tu ami l'Italia? Certo che amo l'Italia. Cosa c'entra questo? Che c'entra? Allora te do la mia benedizione. Qui c'è da essere un errore di sbaglio. Sta zitto, l'ha sentito pure te, no? E ragioniere ama l'Italia? E allora Italia, vieni! C'è il tuo fidanzato. Commendatore, scusate, ma io intendevo la nazione. Ha detto? Ha detto che ti ama e che te se vuole sposare. Ora, commendatore, ci deve essere un qui proprio. Non ti preoccupare, ormai siamo di famiglia, non ti vergognare, è vero che siamo di famiglia. Ma sta zitta. Andate là a parlare d'amore, Mamma mia, questa è satanata. Adesso andiamo un momento in camera vostra e parliamo un po' da soli, va bene? Ragioniere, avete detto che siete onorato di lavorare per me e io forse un domani diventare l'erede della mia ditta? Sì che l'ho detto. E allora andate là e amate. Ragioniere, e amate. E la prima è fatta. Chisto, alla casa mia, si chiama Riccardo. A casa tua? Ma visto che siamo a casa mia, io faccio come mi pare. Non volete un consiglio? No. E io ve lo dongo lo stesso. Ecco, facete bene a scordarvi di sto matrimonio, perché Valerio non se la sposerà mai. Ecco, Valeria ama Lisetta, Lisetta ama Valerio, e tutte e due si amano all'unisono. E allora se il ragioniere vuole continuare a ragionare per me, unisono o non unisono, se deve da sposa Italia. No, io non ce lo darò mai lo consenso a sto matrimonio. Tu? Io? Tu non ce dai! Lo consenso! E che comandi te, io non voglio che Valerio si sposi la signorina Italia! Tu sei la serva e devi solo che da servire, capito? No, io sono domestica, prego! E vedevo addomesticane! Lo sa girata la moglie la vostra!
state buona, bella, bella, state buona, bella. State buona, con sempre con questa buona nonata che è morta da 3 anni. Bella. Mannaggia, se t'acchiappo, via qua, fatta acchiappa. Venite voi, andiamo, venite voi qua. Ah, disgrazia. Venite voi. Approfitti, approfitti, Ah. E che succede che vengo io? Oh, mannaggia la mia. Madonna, ma guarda te. Ma c'è una cosa, commentato. Ma perché non ve lo sposate voi e lasciate invece che la vora via, Ah, sì, ma sposo io. Sì, dal caso che quella è mia figlia e farà quella che dico io, capito? E mi sta a far venire il fiatone, mi sta a far... Aiuto, aiuto, mamma mia. Ah, sì? Ah, così. Comunque, ah, sì. Guarda, comunque ho deciso. Allora, il ragioniere si sposa Italia. Ah, sì? Sì. E basta! E basta! Elisetta! Elisetta? Buona Elisetta, che fa Elisetta? Ho trovato il marito pure per lei. Voi! Voi siete trovato? È il marito! Beh, che c'è di strano! Il marito! Il marito! È il presidente di una grande società di sartoria. Ah, sì? Sì. Allora, è un uomo che... conta. Oggi se non c'è nome che conta non fa niente, è il pezzo grosso. E così io con sto matrimonio gli venno la stoffa e lui cuce i vestiti per i soldati. Ho saputo da mio cognato che Mussolini vuole entrare in guerra con Hitler. Farò sordi a parate però. E sente sta bene per fare la sua conoscenza, oggi l'ha invitati tutti a pranzo. None. Sì, ne. Vostra figlia non acconsentirà mai di sposarsi tu. Ma come siete detto che si chiama questo? Ottone. Ecco, Lisetta non si sposerà mai un pezzo di metallo. Ma Lisetta invece deve tenere fede all'impegno che ho preso e basta! None! Che fa? Voi mi fai cominciare ancora, tu mi fai ancora, po' di disgraziato. Ma perché non ve lo sposate voi e lasciate in pace quella vara figlia? No? Quella vara figlia, come la chiami te? È mia figlia. E si dia il caso che la fa come dico io, capito? Ah, sì? Sì, che è mia figlia. Ah, sì? Sì, sì. Vabbè. Allora, facite come vi pare. Ma io non ve lo dico. Avete visto? Ve la pentirete per tutta la vita. Parla, da tutto sento, parla, che io non te sento, ha capito? Parla. E tanto se... Lisetta? Non se lo sposerà mai, estolo! E va, e parla, e dai! Mamma mia, che insolenza! Che bestia di serva che c'ho! È proprio, questa me vuole vedere morto, me vuole vedere! A un'ora! Senti un po', ma tu che sei nessuno e vedi tutto, faccio bene a fare sta cosa, Allora, se faccio bene, dammi un piccolo segno, te prego. Hai merito felice! Però ci ne ammazzate da voi! E noi! Aia, quella sortitone mi ha preso! C'ho un callo! C'hai caldo? E se hai caldo, leviti la camicia, apri le finestre e respira dorso nudo, come fa lui! L'hai visto sulla mia titrebbia? Che uomo virile! C'ho un callo! No, cardo! Il callo! Callo. E allora sì, uomo, che sarà mai? E sì, che sarà mai? Vorrei vedere te dopo una portata in faccia e una ciacca visto sul ditone. Avete finito voi due? E tu sei sempre il solito esagerato, eri così pure da ragazzino. Bastava che uno ti toccasse con un dito che tu piangevi. Buon Natale, felice! Buon Natale, Giuditta! Ma tu ancora così sei combinato? E come deve essere combinato? Mi sto a levare la vestaglia, arriva quella. Ma sto a rimettere. E va a darmi quello. E arriva. È macello. Ma insomma, ti abbiamo portato un piccolo pensierino per Natale, sai? A Natale dopo farsi regali. Ah, sì. Non aspettate niente da me, e io non faccio regali a nessuno. Come se non ti conoscessi! Ma per Folco e me fartelo è stato un piacere, vero caro? Vero, tanti auguri, anche da parte mia! Oh, un'altra sbrullata così mi mandi all'ospedale. Dai su, aprilo, dimmi se ti piace. Fai piano che lo rompi! Dio, questo è peggio di quell'altro. Ma tanto lo so che ci sta, commetti che lo sanno tutti. Non fa spia. Lo sanno tutti tanto, tutto il mondo già sa quello che ci sta conoscendo te, lo sapeva che ci sta, lo sapeva! Bene,
Così quando lui farà i discorsi li potrai ascoltare. Li potrà ascoltare? Dove? Sì, in tutti gli angoli della casa, caro. Ah, in tutti gli angoli della casa. A me che me frega, me vado a abitare al Pantheon. Lì ci stanno angoli, così non c'è radio che ti fanno consumare solo la corrente. Uffa, mamma mia, quanto sei tirchio. Sai, caro, è che da piccolo ha letto l'avaro di Molière ed è diventato peggio di lui. E me che c'è di strano, eh? Arpagone è stata la mia guida spirituale. E se c'ho due lirette, o devo proprio a Molière. Felice? A te, l'avaro de Molière, te fa un baffo! Bene, io vado! Disgraziato, sì, meno male, va, almeno ho coperto di meno! Ma torno subito! Ti pareva, quando sarà per da pappata questo? Vado a fare gli auguri di Natale agli altri camerati! Sì, bravo! Ma caro, sei sicuro che li troverai? È Natale! Ma per noi camerati, lo sai, non ci sono feste che tengano! Li troverò sicuramente riuniti in camera a parlare di lui, il nostro amato duce! E certo, Giudì, dove chi trova i camerati in camera? Se stavano in cucina erano cucinati. Buona questa! Camerati in camera, cucinati in cucina! Me la sbrigo in un'ora! Sì, sì, buona, buona! Camerati in camera, cucinati in cucina! Me la vendo! Oh. Me la vendo! Se te la vendi, portami i soldi, che questa me la sono inventata io! Lascialo andare! E chi lo ferma? Per me può rimanere lì in camera, che i camerati fino a Pasqua a darsi auguri. Ciao, come stai? A noi! A presto! Cucina di cucina, camera di camera! Buona, ah, buona! Oddio, mamma mia! Bagnati in bagno! Buona questa! Buona questa! Buona, non questo! A noi! Scommetti che rivie e ti sei soggiornati in soggiorno. Ma caro, insomma, non ti piace? È un allocchio, Bacchini! Senti un po', prima dall'occhio, ma tu prima di sposartelo, ma non lo sapevi che ero così scemo? Me lo hai presentato tu! Vabbè, non me lo ricordavo. È nell'occhio Bacchini questo? Sì! E c'è il secondo dall'occhio. Ma possibile che tutti mi portano all'occhio? Ma che mi avete preso per oculista? Vabbè, insomma, piuttosto, ancora non è arrivato nessuno? No, sono arrivati tutti. Manca solo il cavaliere Ottone con tutti gli altri medagli, no? E poi è pure venuta Isabella con le sue manine sta fare. Cosa? Hai invitato anche quella? Quella? Come la chiami te? È la mia futura sposa. La conosci da una settimana e già parli di matrimonio? Ma ti sei visto? Sei vecchio! Oh. E quella c'ha 30 anni meno di te! Non mi vorrai dire che la cara Isabella si è innamorata della tua giovinezza! Giovinezza? Giovinezza, primavera di bellezza. C'hai poco da cantare. Quella si è innamorata dei tuoi soldi. E quando diventerà tua moglie, te lo dico alla romana, te se mangerà tutto. Mamma mia. E Katia mi ha fatto tanto quella antesente. Mi siete chiamato? Oh, con te funziona. Vattene, sa! Vattene! Io non t'ho chiamato! Vattene là! A mangiare le cocce da patate! Che t'avevo detto? Assurda. Mi siete chiamato? Ma andà preso dal mago Silva questo! Hai finito di apparecchiare? Ancora no, mi signora! Vieni, ti aiuto, andiamo! Mi sono anche caduto tutti i soldi! Annaccia! Ma non mi aiuti a raccoglierli? No, Dio, mi fa male la schiena, c'ho i reni a pezzi, uno più a pezzo dell'altro! Arrizzate un po' sto piede, commendatore! Arrizzate, ecco! Ci sta niente, signore! Rizzate un po' quell'altro! Ma se non me lasci quello, come faccio a gente a fare la musica per terra? Ho capito! Queste sono le ultime, signor. Grazie. E tu, pensaci bene prima di sposarti con una che potrebbe essere tua figlia, hai capito? Pensaci bene. E non sbuffare! Pensaci bene! E non sbuffate! Pensateci bene! Mamma mia. Mi sorella e la serva sono proprio uguali. Io quando pure cambiasse, quella si mette la cosa, quell'altra. Mamma mia, non so capita. Però l'ho fregate e domani. Io li sento dal profumo, gli sordi.
Eccolo qua. Bella monetina mia, che ce ne sa qualche un'altra, sono cascati, mica se li sono accorti tutti. Eccone un'altra qua. 5 centesimi, a voi. Ma no! Ma che facevi dietro la porta? Stavo aspettando piano un'altra portata al fatto. Scusami, papà, ma ti sei fatto male? No, no, aiutami a tirarmi su. Mamma mia, senti, meno male che sei venuta. C'ho due cose da dirti, c'ho. Meno male, almeno te le dico e dimmi, se ne parla papà, più. Dimmi. Sì, ma però mette da sede, sì. Che è meglio. Allora, la prima cosa è che mi hanno chiesto la tua mano. Papà, ma è bellissimo! Ah! Sono stata così felice, bellissimo! Brava, 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 che bella fiaba di niente che c'ho. Ma allora consenti! Certo, papà, è mio dovere fare quello che ti piace. Che bella figlia, che bella figlia. Ma adesso rimette da sede che sì. Te do di la seconda di cosa. Il cavaliere Ottone, no? Mi ha chiesto la tua mano per suo figlio perché dice gli è piaciuta tanto. Cosa, papà? Non ho capito, puoi ripetere? Oh, ma tutti sordi dentro sta casa oggi. Dicevo che il cavaliere Ottone! Mi ha chiesto la tua mano per suo figlio. Papà, non capisco, scusami, il cavaliere Ottone cosa? Il cavaliere Ottone mi ha chiesto la tua mano per suo figlio e io ho accettato. Papà, stai scherzando, vero? Dimmi che stai scherzando. Non sto scherzando, manco per niente. Oh, e oggi stesso verranno qui per fare la tua conoscenza. Ma chi? Chi? E poi c'è un'altra cosa che ti devo dire, eh? Tua sorella si sposa. Italia si sposa? Sì. Con chi? Con ragionier Valerio. No, papà, scusami, ma non è possibile quello che stai dicendo. E invece è possibilissimo, ragionier Valerio mi ha detto prima che ama tua sorella, eh? E adesso tu mettici una pietra sopra e vatti a vestire, eh? E io intanto mi vado a cambiare. Vatti a vestire perché il tuo ragazzo lo devi da ricevere come merita, capito? Il tuo ragazzo lo devi da ricevere come merita! E ubbidisci a tuo padre, che lo sa lui quello che deve da fare. Cesira aveva ragione quando mi diceva che gli uomini in amore sono tutti uguali! E io come una stupida che ci ho creduto, come una stupida! Oddio, aiuto, aiuto, aiutami, senta! Aiutami, ti prego! Tua sorella mi segue! Taci, taci, spergiuro, ho parlato adesso con mio padre e mi ha detto che tu ami Italia. No, amore, ma non è come credi. È vero, gli ho detto che ami Italia, ma io non intendevo che amavo questa d'Italia, ma quell'altra. Perché c'è anche un'altra. Ma no, no, che non c'è un'altra. Dio, io non voglio più vederti. Che no. Fine hanno fatto i tuoi giuramenti d'amore? Quando mi dicevi di non poter vivere senza di me e la tua ardente passione. Se forse è spinta dopo quello che mia sorella ti ha dato, eh? Precisiamo, eh? Tua sorella mi vorrebbe dare, eh? Ma io ti giuro non ho preso niente, Lisetta! Ma guardati allo specchio! Ma quale specchio? Ma io qua la porta apre, faccio il tiro! Ma è stata Italia, mi è saltata addosso, Lisetta! Certo, certo, perché la colpa è sempre di noi donne, ma no. Ma io lo sai che ti dico, che accetterò di buon grado il fidanzato che mio padre ha scelto per me, ma... e di te non voglio sapere più niente! Ma Lisetta, ma di quale fidanzato parli, Lisetta? Aspetta, ferma! Mannaggia, ma guardate... No. Ancora questa! Dove stai? Oddio. Scusate, non ho fatto per te! Vallinuzza! Dove sei, Vallinuzza? Voglio di giocare! Dove sei, Vallinuzza? Mamma mia, che cuoio sono! Vallinuzza! Dove sei, Vallinuzza? Vallinuzza, eccoli qua! Beh, però
Io sento un po' freddo, mi sa tanto che il commendatore risparmia un po' sul carbone. Picchietto, hai ragione. Però, comunque, la casa mi sembra accogliente. Certo. Devo dire. Ehi, ma prima di dare nostro figlio in mano a degli sconosciuti, io voglio conoscerli bene. Eh sì, mi pare giusto, dici bene. Ma sentiamo nostro figlio, tu Evaristo, che ne pensi? Che ne penso? Che bambina ha sempre ragione. Eh sì, ma sei fortunato ragazzo, perché la tua fidanzata è molto bella. Oh, lo dici papà che è molto bella? Certo, e poi l'hai già conosciuta. Ma io non mi ricordo, però insomma, se lo dici anche tu, anche papà hanno sempre ragione. Non correre caro, non correre, deve piacere anche a me. Ma anche tu l'hai già conosciuta. Ma quando? Ma quella sera di luglio, sotto la canonica di Don Festo, le prove di allarme antereo, non ricordi? Io mi ricordo, è stato molto divertente. Oh, cavaliere Ottone, buongiorno e buon Natale. Buongiorno a voi, commendatore, ma potete chiamarmi Erminio. Oh. Ottone Erminio. E io sono santa. Sì. Commendatore, sicché lei è santa, io sono cavaro. Pensate che coppia, si è sposata pure Erminio. I miei omaggi, signora santa. Sono felice di rivederla dopo tanto tempo. È da luglio, vero? Ah sì, commendatore, è del mese di luglio. C'è sì, il cappotto. Oh, come passa il tempo. Sembra ieri e già stiamo a Natale. Questo è il nostro figlio Evaristo, Che ragazzone, che ragazzone, che bel ragazzo, Evaristo si chiama. Sì, Evaristo. Evaristo, tra un po' conoscerai la tua fidanzata. È contento? Sono felice, signor, felice. È felice, felice, cioè fa pure rime. È bravo, è bravo. Sei un poeta. Ah sì! Porella, mi fia. Accomodatevi, accomodatevi. Grazie, mo, grazie. Mo la chiamo. Ma la chiamo. Ma che sì, mi è andata via la voce. Lisette! Lisetta! Lisetta! Allora, un sassolino, volete che vi offro qualche cosa? La volete una bella serciata per sgrassarvelo per carozzo? Ma come? No, voleva di un sassolino, che è un liquorino fatto in casa. No, grazie. Io ne ho voluti apposta. La serciata, tato via. Ma volete? Mannaggia, che macello. Ma suo figlio? Adesso arriva mia figlia, aspettate, te aspetta, sta calmo, non fa troppo. È felice. Lisetta! Lisetta, vieni, c'è il tuo fidanzato, il tuo. Su Evaristo, saluta come si deve il signor suocero. Signor Felice, sono venuto ad omaggiarvi, a ringraziarvi e a vedere in voi un secondo padre, in quanto il primo vi ha generato, ma voi mi avete scelto per bontà vostra e del fatto che ci ha fatto conoscere. Vogliate accettare i miei più sentiti auguri di buon Natale e a ricevere questo umilissimo dono che con tutto il cuore noi vi omaggiamo. Rendiamo grazie a Dio! Ma che si sente male? No, si inchina per rispetto. Ah, per rispetto. Evaristo, adesso in piedi. Andiamoci in segno di pace. Ma che sta succedendo? Che? No.